Ehi, hey, bentornati in questo nuovo episodio della Let's Go Pixelmon. Io sono Drarz e oggi recuperiamo l'episodio che sarebbe dovuto uscire venerdì, ma ero in vacanza e quindi va bene. Lo recuperiamo oggi! Sono appena tornato. Ma prima di cominciare, ovviamente vi invito a lasciare un bel pollice in su, vi raccomando, perché chi non lascia un like è un... Oddio, me ne avete suggeriti tantissimi mentre ero in vacanza e tipo, ne avevo talmente tanti che poi ho iniziato a dimenticarmene. Quindi, non lo so, chi non mette un like è un Pokémon brutto, va bene? Dunque, siamo qui davanti a casa nostra, qui come vedete ci sono ancora le casse che abbiamo utilizzato da riempire con le carte spacchettate qualche episodio fa. Oggi voglio fare una cosa diversa, perché da quanto mi è stato detto, c'è un nuovo minigame alla Sfortuna, creato da Emerald. Voglio andare assolutamente a vedere come è fatto e a cercare di sbancare anche lì, perché Drarz non vince solo nelle palestre, vince anche nei minigame. Ah, dub. E quindi niente, andiamo ad incontrare Emerald. Emerald, ma salve! Salve! Ma cosa vedo qui? Un nuovo minigame. Sono andato in Eh vacanza e mi già! ritrovo queste modifiche qui alla sfortuna. Cioè, eh Insomma. sì, questo qui è il mio nuovo minigames. Bello, con la S tra l'altro, perché sono Quasi tanti, fino eh. a... Sono tanti, sì, guarda, ce n'è uno Bravo. qua. Bene. Allora, Emerald, sono stato Sì. molto incuriosito in questi giorni in cui ero via, perché mi hanno riferito di questo nuovo minigame che hai creato. A quanto vedo, Poké Rumble, c'entra tipo la lotta, il wrestling o Eh qualcosa. sì, eh sì. Ah, devi sapere che io sono un grande fan del wrestling, della WWE, quindi qui se c'è da menare, sono proprio in prima linea. Ma spiegami un po' come funziona questo Beh, minigame. guarda, io ti consiglio di fare una cosa. Apri questa chest, dentro Sì? troverai dei libri, prendi i libri e incomincia a leggere. Ah, bene, proprio nemmeno la cosa dell'ospitalità, no, devo fare tutto da No, no, solo. no, 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 tutto da solo devi fare. Perfetto. Poké Rumble by Emerald. Benvenuti nel nuovo epico, ma non finito male, minigame by Eme. Ok. Questo minigame è basato sulle lotte con un solo Pokémon in squadra a livello 100 ed ottenuto solamente tramite il bottone di spawn presente su entrambe le pedane. Vince chi arriva primo a 5 punti. Ok. Per catturare i Pokémon potete usare le Park Ball che trovate in questa chest. Il Monte Premio, non il Monte Premi, il Monte Premio. Cioè, qua nemmeno l'italiano. Emerald, si dice fatto mo. di Cosa? Cosa? l'ho fatto di notte. Ah, vabbè. Il Monte Premi dovrà essere messo dentro la chest sotto la Trade Machine. Monte Premio. All'inizio di ogni partita, entrambi i giocatori metteranno un Monte Premio scelto da loro. Si possono scommettere anche Pokémon. Nota bene, non si possono tenere i Pokémon spawnati. Ma ti dico una cosa, io me ne sono accorto subito dopo che ho fatto il libro di aver sbagliato, soltanto che per fare il libro colorato ci ho messo 4 ore, Ecco, e quindi perfetto. sinceramente quello che ero arrivato a fare, una venga. Magari apri il dizionario prima, oppure se no. No, no. Comunque, regole: si deve avere un solo Pokémon in squadra. Non si possono usare pozioni o altri items. Ad ogni turno bisogna eliminare il Pokémon ottenuto in precedenza, in modo da avere sempre un Pokémon in team. Vince chi arriva per primo a 5 punti. Se una lotta finisce in pareggio, entrambi i giocatori otterranno 0 punti. Bene, ma tu sai che comunque le regole me le dovrai dire passo passo mentre faremo il gioco, perché ho la memoria a breve termine. Va Quindi. bene, ok. Cioè, come se io non l'avessi letta sta cosa. Ho Vai, 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 sì. capito solo che ci sono i Pokémon al 100 e c'è Sì. il wrestling, c'è John Esatto, Cena. Perfetto. esatto. Allora, prima di iniziare dobbiamo mettere appunto il Monte Premi. Quindi mettiamo qua dentro le robe da scommettere. Io metto dentro dei booster pack. Quelli base. Si può mettere qualsiasi cosa per forza il booster pack. No, no, qualsiasi cosa puoi mettere. L'importante è che abbia più o meno un valore uguale a quello che ho messo io, perché sennò non avrebbe tanto senso. Posso metterti un piccone di legno? No. Beh, io qui ho tipo una carta di Venusaur, due di Ivysaur, ma quello è solo per il mio deck. Quindi ti metterò anch'io due booster pack. Vai, perfetto. Ok. Bene, a questo punto andiamo sopra le nostre pedane. Io vado in questa qui, tu vieni quella là sotto. Ok, e come vedi ci sono ben due bottoni, uno rosso e uno verde. Se ti Sì. ricordi un pochettino nel libro,
quando si era scritto punti era scritto in rosso, quindi vuol dire che il bottone rosso è per segnare i punti, quello verde invece per i Pokémon. Ok. Perfetto. Ciao Tech. Ciao Tech. Ciao Tech. Tornato anche lui dalle vacanze. Perfetto, sei pronto allora Dani? Sì, ho le mie belle Park Ball e quindi vado con il pulsantino verde. Vai. Ok, 3, 2, 1, bam, vediamo un po'. Oh cacchio. Oh, Crabominable, signore e signori. Va bene, sarà un po' difficile prenderlo da qui proprio. Difficilissimo. Proprio. E nel frattempo tu catturi quello là, io faccio click. Weeping Bell. OMG. Va bene, va bene, va bene. Se ho delle mosse di tipo ghiaccio, sei fregato, amico mio. Ok, pronti per la sfida? Bam. Vediamo un po'. Allora, entrambi al centro, il tuo è partito pure con un po' di vita in meno e c'è un Groudon che passeggia fuori dall'area del tuo minigame, va bene. Vabbè, sì, okay. Una mascotte. Mosse non male, devo dire, non male, vado subito con questa. Dai, dai, la mossa ghiaccio è uscita, Emerald, caro. Ah, ho capito, beh, interessante, interessante, ti faccio questo. Tanto allora non è che puoi switchare, ah! No, appunto. Vabbè. Vabbè, dai, qua sono stato fortunato con i tipi. Sì. Con i tipi, già, quindi ho fatto un punto. E un punto premi il bottoncino rosso. Perfetto, bammete. Bam, e come vedi si è segnato un punto. Vediamo un po'. Porygon, va bene. Allora, con Porygon forse potrebbe essere un po' più difficile, perché in quanto a statistica ovviamente Crabominable è full evoluto. Però vediamo cosa capiterà a te. E vediamo, 3, 2, 1, sbam! Staryu! Va bene, dai. Sono due Pokémon base comunque, sono due Pokémon base, quindi... Quello sì, però che cacchio! Ok, pronti per la seconda sfida? Vai. Io ho download come abilità, come al solito. Ma no. Belle mosse! Beh, interessante, interessante. Belle, mi piacciono. Allora, dai. Idropompa stabbata. Vediamo se idropompa ti va a segno di nuovo. Perché se fallisci, amico, se fallisci... Lo so, non fallirai, sono sicuro, perché sono sculato con le carte, ma non nelle lotte. Invece hai fallito! Yes! Yes! Due punti! Qua avevi la mossa stabbata, amico mio. Lo so. Non lo avevi so, altre mosse a parte idropompa? Avevo tipo Vortex Palla. No. Non mi ricordo ora. No, beh, hai fatto bene a rischiartela. Okay. No, dai! No, di nuovo! Oh, dagli una seconda possibilità. Ma siamo seri. Allora, se mi riesce di nuovo Crabominable, cioè a me va bene pure, No, a parte che comunque prima con Staryu ti ho anche graziato perché avevo la mossa elettro, ma non te l'ho voluta fare. Perché se no già con Crabominable avevo la mossa super efficace. Vabbè, ma dai, due Staryu così, che sfiga. Vediamo io. Come con Tech. Sono sculato nei minigame, ragazzi. No, vabbè, ma va. Oh yes, chissà chi vincerà. Beh, se hai mosse acqua, comunque puoi darmi fastidio all'anno. No, ho tre mosse tipo psico. Ok. Vabbè. Ok, va bene, allora ci provo. Beh, possiamo fare una cosa, faccio questo. Vediamo. Vabbè. Resisti. A psichico, va bene. Una mossa psico era psichico, quindi va bene. Guarda come vado a terminare la lotta. Uso terra in pesta, metto la tempesta di sabbia. Non ti ho fatto fuori io, Emerald, ti ha fatto fuori la tempesta di sabbia. Lo so, lo so. Così non puoi darmi le colpe. Tre punti! Allora, quarto Pokémon. Vai. Oh, la lampada. Ma perché non gli tiri direttamente la Park Ball? Perché così è più facile. Poi tu non ti devi preoccupare di come io catturo i Pokémon. Pensa piuttosto a fare qualche punticino. Ecco, con Drowsy devi farli, con Drowsy. Va bene, dai, va bene. Io non ho parole. La sfortuna che c'ho, veramente. Allora, Drowsy. Oh, c'ho la mossa stabbata. Vabbè. Avevo sciagura, vabbè. Sì, ma che cacchio di fortuna c'hai, Hashtag sculo Drarz anche nei minigame. Voglio i commenti con scritto questo hashtag adesso. Vediamo un pochettino. Tac. Beh. L'Ifeon, tra l'altro, giga enorme. Sì, proprio. Bello, mi piace. Ora, guarda, ti esce cosa? Non so, un po' tipo Ditto! Fuoco. Ditto! Oh, questa forse la puoi vincere. Ok, Eme.
Ultima Vai. Sfida? Ma pure se vinci tu, comunque ho vinto io, no? No, 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 no. Perché, perché? il primo che arriva a 5. Ah, ok, va bene, va bene. Ok, aspetta, aspetta, perché... Cioè, aspetta niente, va. Avevo trasformazione, potevo trasformarmi in Lifeon e lì sarebbe stato da ridere. Però va bene, va bene. Dai, oh, se ti capita la Evolution a me ditto, ce la fai, va bene, va bene. Oh. Siamo 4-1. A te è capitato Carvagna. Esatto. Allora, vediamo che cosa esce. Non voglio manco guardarlo. Dartrix. Okay. Che tipo è? È erba volante, prima che diventi spettro. Sì, bellissimo. E il mio naturalmente è tipo acqua buio. Perfetto. Fantastico. Qui Pokémon erba contro Pokémon acqua. Emerald. Sì, vediamo. Però veramente io non c'ho parole, sono sfortunato. Lo so, no, sono io che sono troppo fortunato. Vabbè, ragazzi, vediamo un po'. Allora. Vediamo un po'. Andiamo a prenderci questi 5 punti! No, ho attaccato per primo, che palle. Mi sogno più veloce. Bam! Vabbè. Volevi sconfiggermi. Dai, hai fatto un punto. Signore e signori, avevo 2 pacchetti, adesso ne ho 4. Grazie, Emerald. Farò uno spacchettamento in tuo onore. La prossima volta. Va bene, ok, perfetto. Ah, mi vado a prendere i miei bellissimi pacchetti. Emerald, devo dire, un minigame veramente, veramente bello, interessante, nonché fortunato per me come al solito. Sì. Ormai il culo dell'Arza è una religione alla quale ormai devi convertirti anche tu. Va bene, Emerald, io adesso ti saluto, che torno a casa. Vado a mettere da parte questi 4 pacchetti, anche perché devo costruire il mio deck. E nulla, alla prossima. Ciao, Smeraldo. Ciao. E ok, direi quindi che per questo episodio ci possiamo anche fermare qui. Io vi invito a lasciare come al solito un bel pollice in su, vi raccomando, perché chi non lascia un like a questo video è uno di quei Pokémon brutti che mi avete suggerito voi. Scusate se non vi dico il Pokémon specifico, ma me ne avete detti talmente tanti mentre ero in vacanza che me li sono dimenticati. Devo rileggerli, tipo. Dal prossimo episodio sarò più specifico. E niente, noi ci vediamo domani con un altro episodio della Let's Go Pixelmon. Ebbene sì, dato che io carico il martedì e il venerdì, domani ci sarà un altro episodio, dato che quello di oggi era per recuperare quello che non è uscito venerdì. Quindi sì, ci vediamo domani di nuovo con la Let's Go Pixelmon. Che figata. Bye bye.